Buongiorno al presidente dell'Ordine dei Medici, il dottor Maurizio Grossi. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E grazie. Ieri leggiamo questa notizia relativa appunto a circa 400 medici, questa mattina mi dicono i giornali 383 per essere precisi, poi non so che se non ci avrebbero vuole... ancora effettuato la dose booster, la terza dose, la dose di richiamo, insomma chiamiamola come vogliamo, e che quindi metterebbero a rischio un po' il comparto. Oggi si dice anche di 400 infermieri, poco fa abbiamo sentito il presidente dell'Ordine dei Farmacisti che diceva sì, alcune decine di farmacisti con la stessa situazione li abbiamo anche noi. E allora, sa, in questi casi qualche pensiero, perché in questo periodo si parla sempre male, no? Dici, ma come mai non si vaccinano con la terza dose i medici? Che cosa sta succedendo? Presidente, a lei la parola, ci spieghi. Solo un po' di affanno o un po' di lavoro in più del normale? No, su questi dati dobbiamo avere un attimo di attenzione, anche forse attendere qualche giorno per chiarire, perché sono dei dati grezzi che ci arrivano da questa piattaforma nazionale che non fa troppa distinzione tra chi è in ritardo di un giorno, chi è in ritardo di un mese, chi è in ritardo di tre mesi sui cinque mesi per fare il richiamo. Poi in mezzo a questi dati ci sono sicuramente alcune imprecisioni che abbiamo già rilevato, dovute ad errate trasmissioni dei codici fiscali dalle piattaforme, dagli hub vaccinali presso la sede centrale della raccolta dati. Capite che con un codice fiscale basta una lettera sbagliata che viene sbagliato poi l'assegnazione e i tempi delle somministrazioni. Comunque sono dei dati grezzi, noi riteniamo che non siano dei numeri così alti come di primo acchito siamo rimasti tutti trasecolati. Io, il presidente degli infermieri, il presidente dei farmacisti, siamo un attimo balzati sulla sede perché non potevamo credere, ancora non credo che ci siano così tanti medici. Teniamo presente che tra i nostri 383 ci sono i soliti 47 che sono sospesi. Ci sono anche loro, ci sono quelli che proprio non hanno fatto il vaccino. Sì, quindi dobbiamo dai 383 togliere 47, ne rimane sempre un numero molto alto, però tra questi stiamo verificando e molti, ecco, per esempio ci sono coloro che hanno contratto il Covid e che in questo momento non possono essere vaccinati, che questo dato grezzo non li separa dagli altri, quindi risulterebbero non in regola quando di fatto lo sono. Quindi al momento il dato certo è che per gli ordini sarà un fine anno di grande lavoro di verifica, di accertamento. Noi seguiremo la procedura prevista dalla legge, ovvero mandiamo la PEC a questi colleghi, una mail raccomandata chiedendo dei chiarimenti sulla loro posizione vaccinale. No, perché sa perché, presidente, che queste notizie così che arrivano appunto hanno bisogno sempre di un commento, perché altrimenti si dice ma come, io magari, e l'abbiamo detto anche prima con il presidente Mignani, proprio in questi giorni devo andarmi a fare la terza dose perché sono scaduti cinque mesi insomma dall'ultima, ma come mai i medici non si vaccinano? Ci sarà qualcosa dietro, sa presidente? Lo ripeto, che gran parte, la stragrande maggioranza dei medici è stata molto diligente, ha fatto la terza dose, io l'ho fatta ormai da due mesi, quindi fra poco dovrò fare la quarta dose, se si incomincia a parlare di quarta dose. Vabbè, in Israele già sono avanzati. Al di là delle battute, gran parte dei medici, quindi i medici hanno aderito alla campagna vaccinale, hanno aderito al richiamo, fanno la dose booster eccetera. Quindi non c'è niente dietro, non c'è la preoccupazione che la terza dose possa far male. No, bene. Assolutamente. Ci tranquillizza. Assolutamente, può fare solo bene, anche perché in questo momento in cui l'Omicron sta girando anche alle nostre latitudini, diciamo così, è bene essere vaccinati, coperti, anzi invito tutta la popolazione medica e non medica, quindi tutti i cittadini, a correre a fare la terza dose, perché vediamo e si vedono dati che chi non ha la copertura con la terza dose nei tempi previsti è molto esposto al contagio, che poi è un contagio più lieve, che non dai sintomi, non ti ospedalizza, però sicuramente ti può impedire di uscire per 10-15 giorni
tra negativizzazione dei tamponi, qualche sintomo, malessere, febbre, eccetera, eccetera. Quindi facciamo con sicurezza la terza dose, facciamola, perché è fondamentale in questo momento, veramente, per evitare che i numeri crescano. Ieri l'Inghilterra ha superato i 100.000, la Francia è sugli 80.000. Se tanto mi dà tanto, anche noi ci dovremo aspettare nelle prossime settimane dei numeri alti, alti. Per fortuna non alta tasso di mortalità, non alti tassi di ospedalizzazione, però con questi numeri poi tutto il sistema sanitario va in affanno. Quindi l'appello che faccio veramente col cuore in mano è di correre a fare la terza dose. Presidente, una velocissima domanda, ultima, perché è la stessa che abbiamo posto anche al presidente Mignani. In questi minuti c'è la cabina di regia da parte del governo. Tra le ipotesi che si sono ventilate negli ultimi giorni c'era questa anche di unire alla vaccinazione anche il tampone qualora si partecipi a determinati eventi. Lei che cosa ne pensa? Perché in tanti hanno detto, ma forse a livello comunicativo potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Esatto, potrebbe essere un boomerang. Sì, qui bisogna bilanciare il messaggio, la comunicazione e la parte scientifica. Allora, da un punto di vista comunicativo, dover sottoporre a tampone chi è vaccinato dall'impressione che la vaccinazione serva a poco o nulla. A quel punto molti dicono, ma ho fatto tanta, poi alla fine mi ritrovo così. Io di fare il tampone alle persone che vanno nei luoghi non sono molto d'accordo. Io sono d'accordo che chi è vaccinato quando va in certi luoghi deve indossare l'FP2 obbligatoriamente, quindi i cinema, i teatri, quindi non la chirurgica ma un FP2 che è molto più protettiva, e poi basta, ecco, quando hai il Super Green Pass sei vaccinato. FP2, il tampone lo vedo come una procedura che creerebbe prima di tutto il fuggi-fuggi da teatri e cinema, perché per andare al cinema si deve fare il tampone, insomma, il film se lo scarica da internet, se lo guarda a casa, insomma, alla fine. Perché poi ti fanno l'offerta, tampone e biglietto, sì, perché altrimenti diventerebbe un po' complicato. Il pacchetto, vuol dire. Esatto. No, l'ultima battuta è, le chiedo sull'attendibilità dei tamponi antigenici, perché leggevo alcuni commenti dove si dice che in caso di asintomatici anche il tampone antigenico molto spesso può dare risultati non del tutto attendibili. Beh, questo lo sappiamo, lo si sa. La certezza del bersaglio non è sempre così al 100%, però sicuramente sui grandi numeri funzionano, insomma, ti danno una precisa indicazione. Dopo sul singolo sappiamo che ci può essere l'errore, ci può essere la positività il giorno dopo, la negatività, sono molte variabili legate anche alla modalità di effettuazione del tampone, non perché i tamponi siano imprecisi, molte volte è imprecisa la modalità di chi ti fa il tampone, di come lo si esegue, dove, se si va in profondità, se si sta solo nelle parti più esterne del naso, per capirci. Certo. Quindi il tampone è una metodica, diciamo, operatore dipendente. Se te la fa un esperto può venire in un certo modo, se te lo fa un esperto. Le stesse parole del presidente Mignani, siete in perfetta sintonia. Presidente, per salutare. Questi sono i dati. I dati sono inconfutabili. Noi lo diciamo sempre, partiamo dai dati, poi si può riflettere, si può anche non essere d'accordo, ma partiamo dai dati e dalle evidenze scientifiche. Certo. Presidente, noi le auguriamo un buon Natale. Il presidente Mignani ci ha detto che nella loro chat dei farmacisti si augurano buon tampone, noi speriamo di no. Visto ci arriva un messaggio da casa, non so se scusi presidente se le rubo un altro secondo, prego, perché prego. C'è un amico che ci scrive: io ho fatto le due dosi e mi sono ammalato di Covid, quando devo fare la terza dose e la devo fare? Presidente, ha la risposta per questa domanda? Allora, questa persona al momento non deve fare la terza dose. Quando sarà il momento, verrà indicato dall'ASL o dal suo medico di medicina generale. Al momento no, perché lui risulterà coperto dalla malattia quando la supererà. Sicuramente, gli auguriamo di superarla brillantemente. Quindi io auguro a tutti voi buon Natale.
più che buon tampone direi buon panettone, perché vogliamo essere ottimisti, quindi. Bravo presidente, apprezziamo, grazie di cuore. Un abbraccio a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie e buona giornata. Grazie. A presto. Arrivederci.